Ben ritrovati con la rassegna stampa, in studio con voi Rosario Moreno. Silvio Berlusconi, dal cimicione delle procure eversive alle notizie agghiaccianti sul pool di Milano, quando l'ex premier denunciava fatti gravissimi che poi si sono rivelati bufale o casi di calunnia. I berlusconiani e i loro alleati, anche quelli virtuali come Matteo Renzi, si stanno stracciando le vesti dopo la diffusione dell'audio del giudice Amedeo Franco, un modus operandi che ricorda quello seguito nel 1996 dall'ex premier e dai suoi sodali per denunciare l'esistenza di uno scandalo nazionale, un complotto della magistratura ai danni dell'allora cavaliere che ben prima del caso del giudice Franco sarebbe stato confermato da prove decisive, solo che per ben 2 volte alle dichiarazioni roboanti e alle campagne di stampa militari, insomma, non è seguito nulla. Maurizio Gasparri, il senatore, prende la pensione da giornalista dopo 9 anni di lavoro e 28 di aspettativa. Maurizio Gasparri è in pensione, quindi non dal Parlamento, dove oggi sta completando la sua 8ª legislatura da presidente della Giunta per le elezioni del Senato in quota Forza Italia, ma dal giornalismo. Già perché Maurizio Gasparri ha appena concluso il suo rapporto di lavoro con Il Secolo d'Italia. Regeni e Fico dice dall'Egitto un cazzotto in faccia all'Italia, bisogna dare una risposta risoluta e veloce, la sua morte è una questione di Stato. A 24 ore dal vertice tra magistrati egiziani e Procura di Roma, con una nuova mancata risposta sulle rogatorie e la beffa di alcune richieste investigative da parte del Cairo, il Presidente della Camera chiede una reazione. Dice l'incontro fra le procure è andato malissimo, bisogna fare rete con governi e parlamentari europei per risolvere il caso. Il Premier Conte nel pomeriggio ha detto da un incontro non deriva automaticamente un riposizionamento. Stato imprenditore dal nanismo industriale alle privatizzazioni flop, insomma, perché in Italia grandi gruppi ad alto valore aggiunto tecnologico sono quasi tutti in mano pubblica. Delle prime 10 società italiane per valore di borsa sono partecipate pubbliche e solo il pubblico sembra disporre delle risorse e della volontà di usarle per sostenere un salto di scala. Negli ultimi 30 anni il paese si è tagliato fuori da chimica fine, farmaceutica, computer, apparati avanzati di telecomunicazioni, micromeccanica, concentrandosi invece sui campi meno avanzati, abbandonati dai partner europei. Così non resta che competere sul prezzo e si comprimono gli stipendi. Premio Strega 2020 vince il Colibrì di Sandro Venoresi, uno storico bis per lo scrittore che straccia così Gianrico Carofiglio. È tipico degli italiani vincere in condizioni estreme, in questo sono un italiano vero, rendo con la parola, con la pistola alla tempia, insomma, ha spiegato appunto lo scrittore toscano, sorseggiando come d'obbligo per ogni vincitore una bottiglia del liquore Strega. Completa il podio Valeria Parrella con Almerina, anch'esso in Audi. E quarto Gian Arturo Ferrari con Ragazzo Italiano Feltrinelli, che ha avuto 70 voti, quinto Daniele Mencarelli con Tutto chiede salvezza, edito Mondadori, 67 voti, e infine Jonathan Bazzi con Febbre della Fandango con 50 voti. Notizie da Napoli e dalla Campania. Nespoli indagato ad Afragola, scricchiola il futuro della Lega. Ieri mattina, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Napoli Nord, i militari del gruppo di Frattamaggiore della Guardia di Finanza hanno notificato a un dirigente del comune di Afragola, 50 anni napoletano, e al responsabile di un'associazione del terzo settore, 57 anni afragolese, 2 misure cautelari con l'obbligo del divieto di residenza in città. Il reato ipotizzato per i due indagati è quello di turbata libertà degli incanti, che sarebbe stato consumato riguardo a un appalto per il servizio disabili.
Gli stessi finanzieri hanno anche eseguito alcune perquisizioni domiciliari, in particolare una presso l'abitazione dell'ex senatore Vincenzo Nespoli, in riferimento all'ipotesi di un reato di illecito nella gestione del servizio di raccolta e trasporto rifiuti per la città di Afragola. Infatti, quest'ultimo che sono emersi nel corso dell'indagine sulla gara di appalto per i disabili, ma che non sono collegati all'inchiesta che vede coinvolti il funzionario e il direttore dell'associazione. Estate 2020, insomma, quanto costa andare al mare? C'è una mappa che parte da Posillipo fino a Bacoli, si parte con una spesa di 15 euro. Distanziamento sociale, mascherine non fermano quindi la voglia di sole e relax. Da Posillipo a Castelvolturno, le strutture balneari, nel rispetto delle norme anti-Covid, sono pronte ad offrire servizi esclusivi ai propri ospiti. Notizie da Treviso e dal Veneto. Elisea e Cristina, risolto dopo 22 anni il massacro di paese, l'assassino è morto in carcere a Forlì. Il DNA di Gaetano Tripodi è lo stesso ritrovati sui vestiti che madre e figlia indossavano il giorno della mattanza di 22 anni fa. Treviso sperimenta la tecnologia fotocatalitica per uccidere il coronavirus. Una pellicola trasparente sui mezzi del trasporto pubblico di MOM consente un processo autopulente che ucciderebbe all'istante virus, batteri e funghi. 30 anni suonati, i suoni di Marca non si fermano e ritorna a Villa Margherita. La manifestazione 2020, in programma da giovedì 6 a sabato 8 agosto con Daniele Silvestri, Francesca Michelin, Joe Evan e gruppi della Marca. Conegliano Pacemaker a 103 anni per il compleanno di nonno Angelo, l'anziano paziente ha festeggiato in ospedale dopo l'operazione d'urgenza perfettamente riuscita. Comunque è già pronto alle dimissioni. Decine di video pedopornografici nel PC, condannato a 8 mesi all'interno del computer dell'uomo, sono state trovate immagini scaricate dalla rete in cui attrici giovanissime ingaggiano rapporti con uomini maturi. E adesso, cari amici, passiamo alle notizie del Friuli Venezia Giulia e diamo subito la parola alla nostra corrispondente da Udine, Sabrina Ciccotti. Falso allarme per una bambina scomparsa di 6 anni questa mattina sul Carso. La famiglia indiana che aveva tentato di attraversare il confine tra l'Italia e la Slovenia senza documenti aveva dichiarato che la bimba si era allontanata, probabilmente impaurita dal controllo della polizia. È tutto da Udine, Sabrina Ciccotti per Radio Science. Bene, grazie a Sabrina Ciccotti per questo contributo e adesso passiamo alla lettura delle notizie. È bocciata la mozione per il tagliamento patrimonio UNESCO per il patto per l'autonomia che aveva proposto il riconoscimento. La maggioranza umilia l'anima del Friuli, hanno detto. La maggioranza in Consiglio regionale ha espresso chiaramente con il suo voto che il tagliamento non ha la dignità per essere riconosciuto come patrimonio dell'umanità dall'UNESCO. Questo è il commento a caldo dei consiglieri regionali del gruppo Patto per l'autonomia, Massimo Moretuzzo e Giampaolo Bidoli, dopo la bocciatura della mozione da loro presentata e sottoscritta da tutti i gruppi di minoranza con cui si impegnava la giunta regionale a porre in essere tutte le azioni volte alla maggior garanzia possibile del fiume dalle sorgenti alla foce al fine di tutelarne la naturalità e ad attivarsi subito con tutte le realtà locali e i portatori di interesse legati alla realtà del fiume Tagliamento per la costituzione di un gruppo di lavoro che attraverso il confronto con il Ministero dell'Ambiente arrivasse a presentare il progetto di candidatura UNESCO Patrimonio dell'Umanità intitolato Tagliamento, il re dei fiumi alpini. Perde il controllo dell'auto positivo all'alcol test, insomma la Polizia di Stato ha denunciato un 45enne goriziano uscito di strada in comune di Duino. Nelle prime ore di ieri la Polizia di Stato di Trieste ha denunciato per guida in stato di alterazione alcolica un goriziano di 45 anni e l'uomo stava raggiungendo il comune di Duino quando ha perso il controllo dell'auto uscendo di strada.
Riprese le ricerche per una donna scomparsa a San Vito. Dalle prime luci dell'alba sono ripartite le operazioni per trovare la signora, uscita in bici e non rientrata. Sono riprese appunto ieri mattina alle prime luci dell'alba la ricerca di una donna classe 1956 che è uscita di casa con la sua bicicletta a San Vito al Tagliamento, nella zona di Via Gramsci, non ha più fatto rientro. Esce di strada nella notte, poi l'auto prende fuoco. È successo poco prima delle 4 nella zona industriale della Comina a Pordenone. Miracolosamente illeso il conducente. I vigili del fuoco di Pordenone, nel cuore della notte, poco prima delle 4, sono intervenuti nella zona industriale della Comina per l'incendio di un'auto. Il veicolo, per cause in corso di accertamento, è uscito di strada, finendo autonomamente la sua corsa contro un terrapieno e gli alberi circostanti, e alla fine, che si trovava appunto alla fine del rettilineo di via Consorziale. L'anziana madre non torna a casa, scattano le ricerche, la figlia ha fatto scattare l'allarme, la pensionata potrebbe trovarsi in condizioni di difficoltà dovute all'età. I carabinieri della compagnia di Conegliano sono stati attivati nel pomeriggio per la ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di una donna anziana residente a Santa Lucia di Piave, di 83 anni. La donna potrebbe trovarsi in condizioni di disagio psicologico. Chiunque abbia notizie o informazioni per concorrere alle ricerche deve chiamare subito il 112 e informare i carabinieri. Comunque la denuncia di scomparsa è stata sporta dalla figlia, una donna di Sacile, preoccupata per l'assenza prolungata della madre. Bene, cari amici, con questo è tutto. Termina qui questa edizione della rassegna stampa. In studio con voi Rosario Moreno. Buon proseguimento con la programmazione.